Ha riscosso un grande successo la 27esima edizione di Bici in Città, la passeggiata in bicicletta non competitiva rivolta alle famiglie. Moltissimi messinesi che hanno preso il via da Piazza Duomo e fra questi tanti bambini. I fondi raccolti saranno utilizzati per la costruzione di un centro sportivo in Senegal e per la lotta alla distrofia muscolare. Vediamo. Ormai è un appuntamento imperdibile per i messinesi. Gli ingredienti sono pochi ma necessari. Una bella giornata, tanta gente, voglia di divertirsi e di stare insieme. Ed oggi c'erano tutti. E scecherati e abilmente hanno dato vita ad una delle migliori edizioni di Bici in Città, giunta quest'anno al 27esimo appuntamento. L'UISP e Bici in Città quest'anno hanno aderito alla campagna Salviamo i ciclisti, lanciata dal Times, affinché i politici di tutto il mondo rendano più sicura la vita di chi si sposta in bicicletta. Ed anche se normalmente a Messina di bici in giro se ne vedono poche, oggi erano tantissimi partecipanti che hanno preso il via da Piazza Duomo. Un esercito di appassionati che ha rispolverato le due ruote per il piacere di assaporare qualche ora sulle strade, finalmente non caotiche, della città. Ed è stato bello osservare intere famiglie pedalare tutte insieme. Ma ciò che ha colpito di più è stato il gran numero di bambini. Con le loro bici munite di rotelle hanno lanciato un'ondata di freschezza e di entusiasmo sulla manifestazione. La passeggiata in bicicletta non competitiva aveva il duplice obiettivo quest'anno di raccogliere fondi per completare la costruzione di un campo sportivo polivalente in Senegal e a sostegno della lotta alla distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Per questa finalità, prima della partenza, sono state sorteggiate le maglie autografate dei tre campioni di ciclismo, Vincenzo Nibali, Giovanni Visconti ed Ivan Basso. Prima della conclusione della passeggiata, i partecipanti hanno potuto anche visitare Forte San Salvatore. Si è svolta ieri pomeriggio allo Stadio Celeste la festa